Un'azione rapida e determinata che ha gettato nel panico i presenti. In due in mattinata hanno assaltato l'ufficio postale di Calimera in via Atene da dove sono riusciti a fuggire con circa 2000 euro. Erano circa le 10.45 quando davanti alle poste è arrivato a tutta velocità uno scooter grigio di piccola cilindrata con a bordo due individui, entrambi travisati da passamontagna. Dal due ruote è poi sceso il passeggero che ha fatto irruzione negli uffici brandendo minacciosamente un taglierino. La rapina è durata pochissimi istanti. Il bandito non lesinando minacce si è fatto strada verso il bancone che ha poi scavalcato per arraffare i contanti contenuti negli sportelli. La sua azione, sebbene rapida, ha gettato nel panico dipendenti e clienti. Bottino in pugno, quantificato in circa 2.000 euro, il rapinatore armato si è poi diretto verso l'uscita. Sulla sua strada ha trovato un uomo che ha poi scaraventato sul mobilio, dunque salito in sella allo scooter e i due sono fuggiti. Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Calimera, i tecnici della scientifica ed un'ambulanza chiamata per prestare soccorso a dipendenti e clienti che avevano accusato un forte stato di shock. I i militari hanno subito avviato le ricerche dei fuggitivi, trovando nelle vicinanze il taglierino usato per la rapina al vaglio dei carabinieri, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato tutta la scena.